Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Oggi, come potete vedere, sono in stazione di nuovo, perché anche oggi ci sarà un bellissimo vlog di Milano. Ormai sarete stufi di vedermi a Milano, ma sì, oggi andiamo a vedere un altro concerto, quindi ho deciso ovviamente di portarvi con me. E indovinate chi andiamo a vedere? La stiamo aspettando da tipo qualcosa come 3 anni ormai. Oggi ragazzi andiamo a vedere Dua Lipa. Finalmente ascolteremo queste canzoni dal vivo. Ieri in realtà c'è già stata la prima serata a Milano, questa è la seconda. È arrivata anche la rompiscatole, che mi ha già sgridato perché ho messo la salopette. Buon, vogliamo prendere questo treno? Siamo saliti e adesso avremo le nostre bellissime 4 ore davanti. Sappiate che io ho rotto talmente tanti coglioni per andare a questo concerto che è venuta pure lei. E non so come ho fatto a convincerla. È da un botto che non vado a vedere un concerto al Forum e in generale un concerto di un artista pop. Quindi sono molto excited. La colazione di oggi è mini madeleine con succo alla mele zenzero bio. A few moments later. Siamo in arrivo nella stazione di Milano Centrale. Grande stazione centrale. È grande. Ancora. Ed è centrale. Raga, il nostro hotel è a dir poco osceno. Allora, siete pronti per un room tour? È la stanza più piccola che abbia mai visto di un hotel, letteralmente. Sì, ci hanno anche gli spazzolini. Cool. Un bel cesso nero e yeah! La struttura mi dà un po' di sassi l'hotel vibes, quindi speriamo bene. Solo perché sono cinesi, ragazzi. Non è vero, cosa c'entra? Non c'erano mica i cinesi. Ah beh sì, quella morta era cinese. A few moments later. Che figata. Dai raga, la caccia ai Ferragnez ha inizio. Oh, yes. Guardate che bello. C'è anche la zona aperitivo. Io ho deciso che vivrò qua. Cioè, appena detto che a me sembra di stare a Dubai, raga, con quei palazzi così. E il Burj Khalifa sarà tipo il triplo. Adesso comunque andiamo al City Life Shopping District, che è qua, perché abbiamo fame. Per pranzo siamo venuti da Wagamama, che è tipo un Thai, sì, orientale. E ci siamo presi dei bellissimi noodles. Questi sono i miei, con il pollo e i gamberi e tutte queste verdure buonissime. Ale invece si è presa gli yakisoba, sempre, però veg. Appena usciti dal shopping center e adesso fate conto che Fedez ha appena annunciato che farà una canzone dell'estate con Taranai e Mara Sattei e noi siamo sotto casa sua, lol. Bravo Federico, ovunque tu abiti. Mara in quello lì, vabbè, bravo. Batti 5. Wow. Adesso vado a sbattere. Vuoi uno shooting? Guarda che lo stanno facendo tutti. Yes. A few moments later. Adesso siamo in centro, siamo spawnati qua a Donna San Babila. Stiamo andando a vedere una chiesa tutta fatta di ossa, che non so come si chiama. San Bernardino alle ossa, wow. Fa caldissimo. Pensate che 20 giorni fa andavo in giro qua con il giubbino. Oh shit. What? Dai, è mega inquietante. È mega inquietante. Nel dubbio ho acceso anche un cero, così i demoni delle ossa lì ci proteggono. Raga, fuori fa troppo caldo, quindi pausetta bubble tea. Io in realtà ho preso questo slash al passion fruit. Wow. Adesso siamo venuti qua in Porta Venezia a fare non si sa cosa. Penso che faremo un po' di shopping. Allora, non abbiamo incontrato Fedez prima, ma mi è appena passato davanti Luca Bezzil. Purtroppo non sono riuscito a fare una foto con lui, ma in realtà non mi ha cagato di pezza. Per chi non sa chi è il moroso di Valentina Ferragni. A few moments later. Swoosh! Siamo tornati in camera. Benvenuti su MBG, sì. Io sono Greta, più tutti di te. Siamo tornati in camera e adesso facciamo una doccia veloce. Sono le 6, alle 7 dobbiamo prendere la metro, perché alle 7 e mezza dobbiamo essere larga. In più vi faccio vedere, questa qua è la fan action che dobbiamo alzare quando Zula Pips canta Cold Heart. E quindi ne saremo così. Well, I think it's gonna be a long, long night.
Questo è il look for tonight, quindi abbiamo sempre solo patch, solo che la tengo giù con una bretella. Abbiamo la maglietta di Zuzu Pips. Poi Ale mi ha fatto, vedete, il glitter. Sia di qua che di qua. E sì, ormai ai concerti a Milano devo venire truccato. Dai, voto outfit, diciamo un 8 e mezzo. Si poteva fare di più, ma questa è homemade, devo dire la verità. Però sono figo, mi sento figo. Ready or not? Here we go. Guarda qua la golden hour. Come risplendiamo. Ora 18:54. Adesso prendiamo la metro. Due fermate. Siamo arrivati al forum. Ed è la prima volta di Ale al forum. Io non vedo l'ora di vedere cosa ne pensa. A few moments later. Siamo arrivati. Raga, la prima volta che io vengo al forum non in parterre. Io ho sempre fatto i concerti al forum in parterre. E questa è la mia prima volta seduto. E sono emozionato. Raga, io facevo le code sotto il sole laggiù. Eccoli là i miei preferiti che ti vengono i braccialetti a 5 euro. La prima volta io li ho comprati, devo essere sincero. Comunque qua è la fila per entrare. Beh, tra l'altro ho già incontrato un mio amico e un altro lì. Cioè, io continuo a incontrare amici. Ciao. Come stai? Raga, è bellissimo incontrare gli amici di internet e Twitter, io adoro. Ora manca mezz'ora, ma io ho bisogno di mangiare e anche tu. Devo ammettere che per quanto sia figo avere il parterre, è una figata ovviamente, io sono sempre arrivato stravanti. Prendersela comoda, mangiare, fare la doccia prima. Poi ora bisogna vedere dove sono i nostri posti, perché in realtà non lo sappiamo. Visto che non ci lasciava sceglierli. So che siamo in prima fila, in un settore abbastanza indietro, e abbiamo forse una transena davanti, quindi chi lo sa. Raga, troppo bello, che emozione. Siamo dentro, io non avevo mai visto sta parte del forum, è bellissimo. C'è il merch e lì si entra B3, noi siamo settore... Raga, aiuto, bellissimo. Comunque questi sono i nostri posti. Questa è la visuale ufficiale. Te vediamo da Dio. Abbiamo avuto sì, certo. Abbiamo avuto un culo. Siamo un po' dietro rispetto al palco, ma cioè vediamo tutto il palco benissimo e siamo molto più vicini di quello che sembra. Adesso stiamo aspettando che inizi l'opening act, che dovrebbe essere Griff. Io non l'ho mai sentita, raga. O meglio, il nome non mi è nuovo, ma le canzoni non le conosco. Tananai, perché abbiamo detto che oggi è uscito l'annuncio della collab. Ah, ok, allora Tananai è quello lì, molto lì c'è Mara, la vedete chiaramente. Il parterre, raga, vi giuro non ne ho mai visto uno così pieno. Tra l'altro le luci si sono anche un po' abbassate, adesso dovrebbe iniziare. Inizia! Work your body to the beat. Body work to set you free. When I
l'ho ripresa, mi è caduta di culo malissimo. Povera. Oddio. Che cos'è quella roba? Guardate qua tutto il Fuji Fuji, c'era un sacco di gente, era praticamente sold out, seconda serata sold out. Aspetta che vado da mia amica. Raga! Allora
prova questa Dua Lipa? È stata bravissima, però non ho pagato un cazzo. I have some notes too. Allora, la prima parte era un po' troppo lunga, sinceramente. Sì. E poi poteva parlare un po' di più. No, non ha parlato niente. Un po' timidina la Dua Lipa. Però è veramente brava, brava, brava. La parte più figa, secondo me, One Kiss e Electricity, si sono proprio scatenati. Ma a me in realtà è una parte che mi sta fatto volare, glielo stavo giusto per dire a loro. Figa. Boys Will Be Boys, che fa il breakdown dance. Quello io sono impazzito. Io morta. Bellissimo. Io morta. Bellissimo. E poi, ragazzi, c'è il nostalgia, ma si è fatto così. Impazzita. E quando ha fatto il cavatappi, cioè... Adesso staremo 36.000 anni in coda per prendere la metro. Basta vedere che dobbiamo andare là dove c'è tutta quella gente. Giusto per darvi un'idea. My god, io non l'ho mai fatta sta roba. Alla fine siamo già in metro. È stato più easy del previsto. Con la seconda metro già torniamo all'hotel. A few moments later. Raga. Raga, we are back non con i timpani. Niente. Non sento niente. Partire. No, sì, seriamente abbiamo il MIP post concerto. Grazie a Dio l'albergo aveva l'acqua a un euro. Poi il casino che si sente è il condizionatore che fa un casino boia, ma tanto noi abbiamo la sordità. È stato molto figo. Ripeto, poteva parlare un po' di più Dua Lipa, secondo me, perché letteralmente ha detto solo Milano e poi cantate questa canzone più forte, non lo so. Intanto io sto inquadrando le mie mutande. Ai diversi atti non si capiva bene quali erano i temi, però è stata una bomba a livello di luci, coreografie. Ora doccia e poi... E niente raga, io direi di concludere qua il vlog perché sono stanchissimo e ho bisogno di nannare. È stata una giornata molto bella, era la prima volta che tornavo al forum dopo, Dio, saranno 5 anni. E quindi sì, spero che questo vlog vi sia piaciuto perché ne arriveranno altri molto presto, siccome già prossima settimana in realtà, prossimo weekend, sarò di nuovo qua perché vengo a vedere Charlie XCX per la seconda volta al Fabric. Vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace per sostenere il canale oppure iscrivetevi. Vi ricordo anche che se volete potete seguirmi nei social che trovate in descrizione. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Saluta! Ciao! E ciao!